Quasi 20.000 proventi raccolti e ottenuti con la vendita di 15.800 tagliandi della Lotteria del Carnevale 2015 e con la distribuzione di 8.500 prendigetto. Il punto sulla raccolta benefica è stato fatto durante una cena organizzata per ringraziare tutte le 21 associazioni coinvolte nell'iniziativa promossa dall'ente carnevalesca. Tutti insieme con 4.800 euro circa sosteniamo la mensa di San Paterniano, che è un po' un fiore all'occhiello della nostra città. E questo, diciamo, è lo spirito dell'ente carnevalesca, quanto diversi anni fa appunto abbiamo istituito questa lotteria del carnevale legata al mondo dell'associazionismo e legata alla beneficenza. Proprio oggi ho appreso che anche Papa Francesco ha istituito una lotteria benefica proprio su nel Vaticano. Quindi niente, buon carnevale a tutti e speriamo, come mi hanno chiesto in tanti, ma il carnevale estivo ci sarà? Ma chissà, chi lo sa. Bello da vedere, dolce da gustare, ma anche giusto per il cuore e nobile per l'anima. Il Carnevale di Fano è stato definito così da Laura Cecconi, la neoeletta presidente dell'Opera Padre Pio Mensa di San Paterniano, principale destinatario dei proventi, oltre 4.700 euro. In un mondo dove è importante apparire ed avere, dare voce a chi non ha e chi non appare è molto difficile. Ma è uno slogan che può riguardare tutte le altre associazioni, tutta la città e tutte le persone, perché comunque dare agli altri e non girarsi dall'altra parte quando incontriamo la povertà, credo che nobiliti appunto l'anima e non è uno slogan.